Buongiorno, sono Flavio Favelli, questo è il biglietto invito di Serie Imperiale, il progetto fatto per l'Italian Council, esposto alla Casa del Popolo e all'ex Minicop di Bazzano, che consisteva in due pitture nei muri interni con due soggetti, due francobolli. Successivamente sono stati strappati, come si faceva con gli affreschi, e adesso sono in mostra al Museo Maxi di Roma e a breve torneranno al Museo Mambo in Comodato. Successivamente tornai in questi spazi e ho messo mano ai muri dove era stato fatto lo strappo e ho chiamato questa pratica otturazione, creando due nuove immagini. Questi due ambienti non sono più visitabili e sono stati ripresi con la modalità VR e sono visibili nel sito nosproduction.com insieme al mio progetto di Via Guerrazzi 21 fatto a Bologna anni fa. Come dicevo, i due soggetti sono due francobolli veramente interessanti perché sono due sovrastampe, uno di Zara, che è l'occupazione tedesca, e l'altro è una sovrastampa della Repubblica Sociale Italiana. In questo caso è un errore perché è fatta più volte, quindi una varietà sopra appunto questa serie di francobolli che si chiamava Serie Imperiale, perché l'Italia aveva l'impero. Dopo questo mio progetto, il brand di abbigliamento Zara ha cambiato graficamente il suo logo. Ma visto che si parla spesso di Morandi in questa serie, volevo parlare di questo strano episodio avvenuto nel 2003. C'è stata un'emissione di francobolli in ricordo di Giorgio Morandi. E questa emissione è caratterizzata da molti errori, cioè molte varietà. Cioè sembrerebbe che la macchina, nello stampare, sia andata fuori registro, abbia esitato, o comunque abbia avuto difficoltà di mettere a fuoco, non si sa bene se l'opera o l'artista stesso.